tutti e bentornati sul canale dei Due Bomber. Quest'oggi Bomber ritorniamo dopo i tantissimi like dell'altro episodio con i Free Kick Versus. Ma quest'oggi i giocatori che andremo a scegliere, Sabino, chi Dig, sono? Siccome sta segnando davvero tanto in nazionale e nella Liga, io prendo Anthony Griezmann. Perché? Ma lui ha i capelli, non va bene. E l'altro ragazzi è Ibrahimovic, il dedio del mondo del calcio. Vi ricordiamo subito di iscrivervi al canale se non siete iscritto, mettere mi piace. E se vuoi essere un bomber, iscriviamoci sul canale Due Bomber e andiamo a gustarci il video. Ripartiamo subito con il primo step sul free kick di Ibrahimovic, esattamente la sua rincorsa chilometrica, perché praticamente per tirarlo hanno fucilata da 140 km orari circa. Dobbiamo almeno prendere 5-6 passi, ragazzi. Cosa importante, dritto per dritto col pallone e silurata contro la porta. Non ci sono molte cose da dire, perché il dio del calcio, cioè Ibrahimovic, l'immortale, è impossibile. Corsa dritta e bombata sul primo palo. Allucinante, veramente allucinante. Non ci credo. Anthony Griezmann, se c'è una punizione da mettere dentro nell'Atletico Madrid, è lui il primo calciatore che si posizionerà vicino al pallone. Infatti Griezmann, vediamo subito la rincorsa, prende una rincorsa veramente molto basilare di 2-3 passi, e la sua caratteristica è quella di posizionare il piede destro leggermente avanti, in modo che fa 2 passi o massimo 3 rispetto alla distanza da tiro. Eccoci al secondo step del tiro di free kick di Ibrahimovic. Allora, abbiamo detto che abbiamo parlato di questi 5-6 passi, quindi andiamo a vedere. Ora per terra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa è la rincorsa di Ibrahimovic, è veramente una cosa assurda. Avete visto la distanza, ma soprattutto ovviamente per la potenza che dà al pallone, è normale. Ma andiamo a vedere esattamente dopo la rincorsa che cosa viene. Viene l'impatto del pallone. Come fa lui a dare tanta potenza così al pallone? Allora, Bomber, andiamo a vedere subito sul pallone in maniera live dove va a colpire. Allora, dopo la rincorsa, il buon Ibra va a colpire la palla praticamente di collo pieno sulla valvola del pallone. Praticamente riuscirà a dare questo effetto al pallone contro il primo palo del portiere. Ricordiamo, tantissimi gol sono stati fatti da Ibrahimovic, soprattutto da vicino ma anche da lontano, quindi per lui la differenza non è molta. Ok, andiamo a vedere, dopo la rincorsa l'impatto del pallone è veramente uno stile unico nel suo genere, perché appunto come calcio lo rende unico appunto a battere queste punizioni veramente molto precise. L'impatto del pallone dopo aver fatto 2 passi è un classico collo interno, è un tipo un girello ma tenta a tirare sempre un pochettino più di potenza, a volte dipende dalla distanza tira anche molto a girello, ma andiamo a vedere nel dettaglio. Posiziona il pallone, la sua breve rincorsa sono i 2-3 passi. Piede destro leggermente avanti, 1, 2, gamba destra parallela al pallone e collo interno se tira da 25 metri o più, se invece tira al limite dell'aria un girello di piatto interno molto preciso con un pochettino più di potenza. Questo era il segreto di Griezmann. Cameraman, mi aiuti e venga con me un po' in fondo perché abbiamo da fare una bella rincorsa. Più o meno questa è la distanza e la rincorsa che prende Ibrahimovic durante il tiro. Allora,
Dopo l'impatto Ibrahimovic tende ad andare col corpo in avanti, giusto perché per la tanta rincorsa tende a smorzare poi alla fine il movimento, anche perché se rimane fermo sul posto mi sa che le gambe gli rimangono indietro, il corpo continua ad andare avanti. Quindi ragazzi, questo erano più che altro magari tutti i segretini particolari su Ibrahimovic. Adesso andiamo a vedere un free kick, una silurata contro la porta, anche da vicino, perché lui anche da così vicino tira forte e non si capisce perché, ma lui è Ibrahimovic. Andiamo a vedere. Questo era Ibrahimovic. Ok, andiamo a vedere un free kick in diretta. Posizioniamo il pallone per terra. Non andiamo tanto lontano perché la rincorsa è molto vicina. Due e mezzo barra tre passi. Gamba destra in avanti. Questo era Griezmann. Ma andiamo a vedere subito il versus tra Ibra e Griezmann.